Il referendum costituzionale che divide l'Egitto ha riempito i seggi elettorali. L'affluenza è talmente elevata che la chiusura è stata prorogata per ben due volte, l'ultima fino alle 23, ora locale. Al voto sono stati chiamati gli elettori del Cairo, di Alessandria e di altre 8 province, in tutto poco più della metà dei 51 milioni di aventi diritto. Gli altri dovranno attendere fino a sabato prossimo a causa del boicottaggio di una parte della magistratura. La bozza della Costituzione, redatta da un'assemblea dominata dai fratelli musulmani del presidente Morsi, è criticata dall'opposizione laica e liberale perché recepisce i principi islamici senza garantire i diritti delle minoranze. Credo che dopo questa tappa l'Egitto potrà avviarsi sul cammino della stabilità e ognuno di noi riuscirà finalmente a tornare al proprio lavoro e ai propri interessi. Il nostro paese è bloccato da 2 anni. Oggi viviamo in una situazione di caos totale. Prego Dio perché ci offra un futuro migliore e voto per il sì. Questa è una pessima giornata per l'Egitto. Siamo costretti a votare tutti gli articoli di una Costituzione che è piena di difetti e di trappole. Questa Costituzione è stata creata per degli schiavi. È una vergogna andare a votare in simili circostanze. Se si continua così, sono certa che il nostro paese andrà incontro al baratro. Il nostro inviato al Cairo, Mohamed Sheikh Ibrahim. Che vinca il sì o il no, oggi gli egiziani si incamminano verso una nuova fase nella giovane storia della loro rivoluzione. La nuova bozza di Costituzione ha creato una frattura tra le istituzioni e provocato molte proteste. Gli egiziani sperano di voltare pagina appena sarà comunicato l'esito dello scrutinio. Hamad Sheikh Ibrahim, Euronews, Al-Qahira.